Le bombe israeliane nella notte hanno continuato a risuonare sinistra e a distruggere a Khan Yunis, a sud del territorio palestinese della striscia di Gaza, area dove si sta intensificando l'attacco delle forze di difesa israeliane. Il Ministero della Sanità, controllato a Gaza da Hamas, stamani ha fatto sapere che tra ieri ed oggi negli attacchi israeliani sono morte 178 persone. La Mezzaluna Rossa palestinese ha denunciato che le proprie ambulanze non sono in grado di raggiungere i feriti a Khan Yunis, poiché le forze israeliane stanno assediando anche il centro dove sono parcheggiate e prendono di mira chiunque tenti di spostarsi nell'area. Tel Aviv ha riferito che nella notte sono stati uccisi i miliziani di Hamas ed ha sostenuto che nella rete dei tunnel sotto Khan Yunis sono rintanati dirigenti di Hamas, oltre ad essere nascosti gli israeliani ancora in ostaggio nelle mani di Hamas dal sanguinoso attacco del 7 ottobre nel sud di Israele, costato la vita a 1140 persone. Sempre dal 7 ottobre, negli attacchi israeliani a Gaza, sono morti 25.105 palestinesi, molti dei quali donne e bambini, 62.681 i feriti. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito che finché sarà al potere non esisterà uno Stato palestinese. Inaccettabile opporsi alla soluzione di due Stati, ha affermato oggi l'alto rappresentante dell'Unione Europea Josep Borrell, denunciando che la situazione umanitaria a Gaza non potrebbe essere peggiore. Non ci sono cibo e medicine, le persone sono sotto le bombe.